Si sono fatti molti passi avanti, si sono condivisi gli obiettivi comuni e si è affrontato in maniera molto concreta quello che è l'esito di questo anno e mezzo di decreti, valutando tutte le questioni negative che hanno portato e decidendo di intervenire, in particolare per esempio sul tema dell'integrazione e di come questi decreti abbiano prodotto obiettivamente irregolarità. Abbiamo condiviso uno schema di lavoro, abbiamo deciso di dividere la parte più legata alla sicurezza da un lato, dall'altra legata all'immigrazione e abbiamo riflettuto, anche se con qualche accento diverso, ma assolutamente riconducibile a unità, su quali possono essere gli interventi. Ma quindi i decreti di sicurezza verranno modificati, cancellati, che fine fanno? I decreti verranno modificati, ma soprattutto si interverrà sugli argomenti al centro dei decreti, cioè da un lato la sicurezza e dall'altro l'immigrazione, perché la questione non è solamente modificare i decreti, ma intervenire anche più complessivamente sul tema della gestione dei flussi migratori. Prima dei decreti la gestione non era perfetta, i decreti su alcuni aspetti, il tema integrazione e irregolarità l'hanno peggiorata, noi abbiamo l'obiettivo non tanto di cambiare questo o quello, ma di offrire agli italiani una politica più efficiente sul tema dell'immigrazione. Questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo del governo, questo è quello che faremo.